fino diretti veramente notevole. Ne aveva realizzate parecchie e aveva messo assieme 16 punti. Oggi l'ultima squadra in classifica, il Vicenza, ha costretto il Genoa al pareggio, 1-1, un risultato quindi che sorprende. Vediamo la prima rete del Genoa, l'unica del resto, segnata da Boico dopo bello scambio con Russo. Sembrava tutto facile a questo punto per il Genoa, i cui tifosi hanno innalzato un gagliardetto significativo. E Boito, dopo pochi minuti, è andato vicino alla seconda marcatura. Poi il pareggio di Pagliari. 1-1 a porta vuota e a esultare sono stati i tifosi del Vicenza. Sulle immagini di questa partita prosegue il nostro commento della Serie B. L'allenatore dell'Atalanta, Corsini, ha colto a Taranto la prima vittoria della sua gestione, la rete di Filippi, ex spalla di Paolo Rossi ed ex regista del Napoli. L'Atalanta è stata la formazione che ha sembrato trarre il maggior profitto dalla sosta di campionato, dopo ovviamente la Lazio. In questa giornata caratterizzata da due rigori e da sole 13 reti, ci sono stati 3-0-0. Quelli tra Varese e Foggia, tra Verona e Pisa, premiano le prestazioni delle squadre di Puricelli e Toneatto, che rimangono nel giro delle immediate inseguitrici. Pareggio anche tra Catania e Rimini, 1-1. La classifica vede accentuare la lotta per il terzo posto tra Cesena e Sampdoria, che domenica si affrontano a Genova, mentre